Ciao a tutti, siamo al Bar Teatro Zero, qui a Radio Baiano e sta per esibirsi Sara Carler, una cantautrice belga. Hi Sara. Hello. Allora, come è nata la tua passione per la musica e quali sono le tue influenze musicali principali? So, how was born your passion for music and what are your most influence in music? Actually, I was born in a musical family, so my father is musician, so I always heard a lot of music at home. My mother also loves music and she writes, so always a lot of music at home. And my influences are mixed, you know, but I love rock, like Jimi Hendrix. I love Jimi Hendrix, Richie Havens, a lot of artists. Ok, allora, ha detto semplicemente che la sua è una famiglia che è sempre stata a contatto con la musica. La sua famiglia era piena di musicisti, sua madre scriveva molto e ha detto che per quanto riguarda le influenze musicali ama moltissimo Jimi Hendrix, ma in realtà ama un po' di tutto, insomma un mix tra i vari generi, ecco. Hai cominciato a proporre la tua musica su YouTube. Quanto ha facilitato l'utilizzo di internet per i musicisti emergenti? So you started with internet. Yeah. And do you think that now it's easier for a musician to propose music online with YouTube, Facebook and the other social media respect to the past? I think it's different. I don't know if it's easier because there's a lot of music now because of internet. Everybody can try something and put it, so there's a lot of music. And to find somebody in this maze of music, it's maybe kind of hard, but you can try, everybody can try, so it's different, not easier, not harder, but different. Okay. Ha detto che insomma sono i lati positivi e negativi della cosa, perché chiaramente grazie a internet tutti possono mettere il proprio materiale su YouTube, su Facebook, sui vari social. Il problema è che questa potrebbe essere appunto una cosa sia positiva che negativa. Positiva perché appunto non tutti sanno che ci sei, positiva perché magari per caso può essere scoperta e quindi potrebbe essere una cosa appunto ottima rispetto al passato. Sei una cantautrice, da cosa ti lasci ispirare per scrivere i tuoi testi? You're a songwriter, so what are the themes of your songs, of your lyrics? I think the main theme is like hope, uh-huh. You know, hope and love, it's common things. But it's based on those two subjects, I would say. Okay. Yeah. Ha detto che i temi delle sue canzoni principalmente sono l'amore e la speranza, cose semplici e comuni, e anche insomma le cose che le succedono tutti i giorni. Stai facendo questo tour in Italia, cosa ne pensi della musica italiana e come ti trovi qui da noi? So you're touring now in Italy and what you think about this country and what you think about Italian music if you learn something? To be honest, I don't know a lot of Italian music. Yes. But I met Italian audience. Okay. And you people are warm, you know, expressive. Yes. And that's so good for for artists. So it's a discovery for me because this is my first time in Italy. Yes. So I'm just so happy to be here. It's good. Yeah. Ok, ha detto che sinceramente non conosce musica italiana, ma è molto contenta della gente che incontra ai concerti e del nostro essere molto allegri, felici, spensierati, e non conosceva questo lato dell'Italia ed è la prima volta che è qui in Italia.
quali saranno le tue prossime tappe? So what are your next gigs here in Italy? My next gig is in Bellizzi. Yes. Bellizzi. Okay. Yes. Near Avenue. So yeah. So now we're going to the south. Okay. We begin yes. In Roma, and then we're going down to the south. Okay. Andrà a Bellizzi, poi andrà a Roma, e poi tornerà di nuovo qui. Per concludere, facciamo un saluto insieme a Radio Baiano. Okay, you can say hello to the Radio Baiano people. Say hello. Say hello. Yes. You know, for our audience. And to the people who are. Yes, you say hello. Hello, Radio Baiano. Hello, Radio Baiano. 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 Okay. So hello, Radio Baiano. Ciao. Okay.